Buongiorno a tutti, grazie per la vostra partecipazione. Speriamo di darvi un po' di informazioni, oltre quelle che già avete sull'utilizzo del nostro software, per poter effettuare delle analisi ancora più accurate e dettagliate. Ecco, dunque, abbiamo intitolato questo convegno Sicurezza sismica di edifici e muratura, analisi e valutazione con il software PCM. L'analisi e la valutazione sono i punti fondamentali, sono un po' i punti di arrivo del processo di progettazione. Ovviamente la prima fase invece è quella della modellazione, quindi è da qui che partiremo questa mattina, per poi puntare comunque appunto all'esecuzione dell'analisi e soprattutto all'interpretazione dei risultati. Questo perché il processo progettuale attraverso un software, anche se si cerca comunque di seguire una linea il più logica possibile, il più aderente ai vari passi che caratterizzano appunto la progettazione, deve essere tenuto sotto controllo e occorre appunto avere una serie di capacità anche di utilizzare le funzioni in modo tale da ottimizzare i tempi e quindi, per esempio, quando si esegue un'analisi più complessa, come può essere l'analisi non lineare, arrivare ai primi risultati attraverso delle prove mirate che anzitutto convincono sulla bontà del modello e poi si può appunto fare tutte le deduzioni necessarie per quanto riguarda i risultati. Quindi, con poche chiacchiere, cominciamo subito con la modellazione architettonica e strutturale. Vi presento il mio collega, l'ingegnere Francioso, che collabora con noi già da qualche anno e vi illustrerà un esempio applicativo partendo proprio dalla prima fase di modellazione. Chiaramente vi saranno molti approfondimenti teorici da fare, oltre che applicativi, soprattutto sulla parte dei risultati, perché poi alla fine è lì soprattutto con le schede di sintesi e gli indicatori di rischio sismico che col nuovo decreto 2018 sono diventati il punto di riferimento delle verifiche di sicurezza e lì appunto ci saranno da fare diverse osservazioni e che cercheremo appunto di illustrarvi in modo abbastanza dettagliato. Bene, iniziamo allora. Possiamo partire allora con la modellazione di questo edificio che si trova situato nel comune di Pieve Torina, in provincia di Macerata, ed è un edificio in muratura a 3 piani fuori terra che presenta delle peculiarità che ben si prestano, diciamo, ad una dimostrazione perché può essere diciamo, un esempio molto interessante per risolvere diversi particolari. Dunque, come sapete, molti di voi sono utenti di Aedes PCM, quindi hanno già dimestichezza con la modellazione. Ci sono diversi modi per procedere. Si può anche inserire degli elementi architettonici come i muri e le aperture direttamente, diciamo, senza avere un riferimento, andando a sfruttare l'inserimento di coordinate. Ma sicuramente la funzione diciamo, più veloce, quella che permette di arrivare ad un risultato nel modo più rapido, è quella di utilizzare dei disegni come riferimento. E questi disegni possono essere disegni in DXF, che magari l'architetto, chi ha svolto il progetto architettonico, il rilievo architettonico dell'edificio ci ha trasmesso, oppure delle immagini in formato JPEG, che possono essere anch'esse prese come riferimento per l'inserimento dei muri. Ora, partiamo quindi con un file che abbiamo preparato, è un file vuoto, dove abbiamo già predisposto, o meglio, partiamo proprio da un file nuovo. Dunque, andiamo a predisporre come prima operazione quelli che sono i piani dell'edificio. Ovviamente l'edificio potrebbe presentare dei piani sfalsati, quindi delle aree con una certa elevazione relativa rispetto agli ambienti circostanti. Questo sarà diciamo, un tema che è possibile trattare andando ad agire poi su degli scostamenti degli elementi murari. Ma è fondamentale definire quelli che sono i piani principali dell'edificio. Ecco, in questo caso abbiamo da definire 3 piani. Piano 1, 2 e 3, più il piano di fondazione che accoglierà le strutture di fondazione, e per ognuno di questi piani possiamo definire l'altezza. Ad
l'altezza. L'altezza che poi sarà ereditata da tutti i maschi murari. Dunque, per il piano 1 andiamo a impostare un'altezza di 3,2 m per questo edificio. 3 metri per il piano 2 e 3,30 m per il piano 3. Ok. Una volta definiti i piani, possiamo procedere con l'inserimento del disegno in DXF che useremo come riferimento. Quindi utilizziamo il comando disegno e andiamo a selezionare dal punto sul desktop dove mi sono preparato questi file DXF il file relativo al piano primo. Piano primo perché, scusa, al piano terra volevo dire, perché appunto è il piano selezionato come corrente. Quindi seleziono il disegno. E come vedete mi appare questa traccia di riferimento in pianta. Ora, qui ho avuto l'accortezza di posizionare il disegno molto vicino agli assi di riferimento, quindi si trova molto vicino all'origine. Se così non fosse, possiamo utilizzare i comandi CAD come il comando sposta per selezionare il DXF e traslarlo nella posizione più vicina all'origine. Questo semplificherà poi la visualizzazione del modello. E un'altra accortezza è quella di semplificare il modello DXF nel momento in cui ci viene trasmesso da uno studio un terzo, ad esempio, andando ad eliminare quelli che sono, diciamo, quelle che sono le informazioni non necessarie, ad esempio blocchi di arredo, quote e così via. Limitarsi soltanto a diciamo le linee che identificano muri e aperture o travi. Bene, una volta inserito il DXF possiamo partire con l'inserimento dei muri, perché come sapete il modello architettonico poi sarà il punto di partenza per la generazione automatica del modello strutturale. Il modello strutturale è per la muratura è il modello a telaio equivalente, quindi a partire dalla geometria dei muri e delle aperture il programma individuerà quelli che sono le aste relative a maschi e fasce e andrà ad imporre delle proprietà che provengono proprio dai muri che noi andiamo ad inserire in questa prima fase di modellazione. Dunque andiamo subito ad inserire il primo muro. Uno dei modi per inserire un muro è quello di definire il punto iniziale e il punto finale. Come vedete però in questo caso devo andare ad agire sulla proprietà spessore, perché il muro che sto inserendo ha uno spessore di 20 cm e non è quello adeguato. Quindi se conoscessi lo spessore del muro andrei a digitarlo in questo campo, altrimenti posso utilizzare questo comando che mi permette di andare a definire lo spessore utilizzando un segmento che lo identifica. Ecco, in questo caso sto andando a inserire quindi un muro dello spessore giusto e posso farlo andando a definire il punto finale. Come vedete il muro che ho inserito in pianta appare anche in 3D perché questo oggetto è un oggetto parametrico, cioè noi andiamo a inserire un elemento che non è soltanto un insieme di linee e retini, ma è proprio un elemento virtuale con tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno, quindi relative appunto allo spessore, ma anche al materiale, all'elevazione e così via. Ora vi mostro un comando che sicuramente conoscete, per chi utilizza PCM, che è il muro rapido, che permette di definire un muro senza dover definire punto iniziale, punto finale e spessore, ma semplicemente tracciare un segmento che interseca le due linee del DXF che si riferiscono al muro, e il muro viene creato automaticamente. Poi, utilizzando i comandi CAD, sarà possibile intersecare i muri che vado a creare in questo modo e completare la modellazione. Quindi procedo in questo modo per tutti gli altri muri. Come vedete, questo è un edificio abbastanza irregolare, non abbiamo una scatola tipica, muri ortogonali tra di loro, quindi questo a dimostrazione del fatto che il programma permette una certa flessibilità anche nella modellazione di edifici diciamo un po' più
irregolari come sono quelli con cui abbiamo a che fare nel patrimonio culturale storico italiano. Bene, adesso ho inserito subito questi muri con il muro rapido, mi porto nella scheda strumenti e con il comando raccorda vado a raccordare i muri negli spigoli. Facendo questa operazione, ecco, in alcuni casi bisogna un attimo vedere qual è la linea di riferimento. Ecco, il comando in questo caso non ha funzionato perché questo muro è stato inserito con una linea di riferimento, diciamo, distante da quella del muro adiacente. E quindi ho la possibilità di o modificare l'allineamento del muro andando ad agire su questa proprietà. Per esempio, mi posso portare con un allineamento a destra e poi riportare il muro nella posizione agendo sui grip, questa è un'altra possibilità di modifica, e poi ritorno a usare il comando raccorda per raccordare i muri. Questo comando non è solo un discorso estetico di resa del modello, ma va a connettere le linee mediane dei muri, che sono rappresentate con questa linea tratto punto, non so se si vede bene, e sono appunto è quello il piano in cui sarà inserita l'asta relativa al maschio del telaio equivalente. Ora, non mi dilungo con la modellazione di questi muri, abbiamo capito come viene realizzato. Passo subito all'inserimento delle aperture. L'apertura è un altro oggetto parametrico che abbiamo a disposizione, quindi vado a selezionare il comando apertura e, come per il muro, devo definire un punto iniziale e un punto finale. Come vedete, l'inserimento di questa apertura in pianta ha portato alla creazione di un vuoto nel muro, anche nel modello tridimensionale. Ora, selezionando questa apertura, posso andare a definire quelle che sono le elevazioni, cioè la distanza dalla base del muro e l'altezza netta dell'apertura. Quindi, in questo caso, mi trovo in corrispondenza di una porta, devo definire un'altezza di 3 metri. Quindi vado ad agire sul parametro altezza. Ora, procedo con l'inserimento in pianta delle altre aperture. E poi, magari anche guardando la vista tridimensionale, vado a selezionarle volta per volta andando a definire l'elevazione giusta. Ora mi sono segnato che questa apertura, guardando il prospetto dell'edificio che ho davanti, ha una distanza dalla base di 1,20 m e un'altezza pari a 0,95 m. E vado avanti così con l'inserimento di tutte le aperture. Qui ad esempio ci troviamo con una porta di un'altezza di 2,15 m. Bene, ora per velocizzare questa fase di modellazione vado ad aprire un file che mi ero preparato, insomma, con uno stato più avanzato di modellazione. Perché? Prego. Sì. Allora, volevo farvi un attimo un'osservazione su questo fatto. Quando si crea il modello architettonico in PCM, va pensato che è un modello architettonico finalizzato a quello strutturale. Quindi qualche elemento che può essere di tipo secondario, tipo tramezzi oppure piccole nicchie, potrebbero a volte anche essere trascurati, perché non bisogna perdere di vista il fatto che lo scopo non è tanto quello di fare un rendering architettonico appunto dell'oggetto, ma è quello di creare un corretto modello strutturale che corrisponda alla vera parte portante dell'edificio. Quindi è molto importante sia raccordare le pareti con i comandi che avete visto prima, in modo tale da evitare strane sovrapposizioni, soprattutto agli incroci, perché poi queste si traducono in una serie di collegamenti rigidi che il programma sarà comunque in grado di mettere per riconnettere
mettere tutta la struttura, ma che appesantiscono poi il modello strutturale e creano magari dei problemi di lettura dei risultati in quei nodi complicati. Quindi cercate di non complicare troppo le cose, perché non bisogna perdere di vista il punto che il nostro scopo è quello di creare lo scheletro strutturale dell'edificio. Chiaramente questo non vuol dire non si possono fare molte cose sofisticate, nel senso che poi sarà possibile inserire archi, muri di vario spessore e così via, e tutto quello avete visto è possibile appunto studiando un po' PCM, ma l'importante è tenere presente che quel muro che andate a inserire nell'architettonica avrà poi un riscontro nello strutturale, ed è l'operazione appunto che si vede subito ora quando viene aperto e gestito il modello strutturale. Infatti già nella fase di modellazione architettonica possiamo visualizzare un'anteprima di quella che sarà la posizione delle aste. È disponibile il comando appunto anteprima. Se lo attiviamo vedete in trasparenza nel muro già l'individuazione delle aste che poi saranno i nostri elementi nella seconda fase strutturale. Questo è molto importante perché soprattutto in edifici in cui non c'è una corrispondenza delle aperture tra un piano e l'altro, ci permette di fare delle scelte già nella fase architettonica allineamento, possiamo andare a spezzare un muro ad esempio o estenderlo in modo che ci sia una certa corrispondenza tra le aste dei diversi piani. Ora, in questo modello che ho aperto, siamo andati un po' avanti nella modellazione e ci troviamo già con dei solai inseriti. Vediamo quindi come abbiamo fatto a inserire questi solai. Provo ad eliminarne uno e utilizzo il comando solaio. Questo comando mi permette di definire una maglia andando a cliccare all'interno di un perimetro, di un'area chiusa individuata da maschi, da muri o travi. Quindi se clicco in questo momento in questa zona, il solaio viene individuato automaticamente. Il solaio è un oggetto che ha una doppia funzione, quella di raccogliere dei carichi, quindi noi possiamo andare a definire su questo solaio dei carichi superficiali, ad esempio questo è un solaio in legno, quindi andiamo a inserire un kilonewton al metro quadro come carico permanente. Vediamo nella descrizione del carico 1 che appunto si riferisce a un carico permanente. Poi abbiamo la possibilità di definire un carico permanente non strutturale e un carico variabile. Avessi bisogno di definire più carichi per questo solaio, posso andare ad agire direttamente nel form dei carichi e aggiungere anche più di tre carichi. Ecco, in questo caso vado a definire un carico di tipo 3, cioè un carico variabile di 2 kN al metro quadro, e lo vado ad assegnare alla condizione di carico elementare variabile in categoria A. Dove è stata definita questa condizione? Nella finestra condizioni di carico ci troviamo un elenco di tutte le condizioni di carico elementari a cui vengono associati i carichi sia da solaio che poi quelli manuali, diciamo, assegnati alle aste. Vediamo le varie condizioni, sono la permanente, permanente non strutturale, le varie variabili, poi contiamo il vento, la precompressione, la neve e così via. E un'altra lista riguarda le combinazioni di carico che vengono utilizzate nell'analisi statica non sismica. Il programma, a partire dalle condizioni di carico create, va a generare automaticamente quelle combinazioni necessarie per l'analisi non statica. Quindi è un aspetto che possiamo ignorare al momento, saranno generate automaticamente. Bene, a questo punto procediamo con la modellazione. Abbiamo in questo modello inserito tutti gli elementi del piano 1. Io, come vedete, sto agendo sull'interfaccia andando a dividere le finestre a piacimento. Abbiamo possiamo andare fino a quattro viste che rappresentano un'immagine, dello stesso modello però da altri punti di vista. Quindi la cosa che mi torna più comoda in questo momento è visualizzare la pianta e l'assonometria.
Bene, passiamo quindi al secondo piano che abbiamo definito e come abbiamo fatto per il piano 1 andiamo ad inserire un DXF da utilizzare come riferimento. Questo sarà il DXF relativo al piano primo. Ecco, qui l'accortezza da tenere è quella di avere dei disegni in DXF che si corrispondono ai vari piani. Io ho preso come riferimento l'origine, quindi non ho avuto problemi. Ma se così non fosse, posso selezionare il piano 1, che è il piano inferiore, e attivare la proprietà riferimento. Così vedo una traccia, oltre che del DXF che ho inserito, anche dei muri che ho inserito al piano 1. Al piano 1, sì. E in questo modo posso capire se è necessario spostare il DXF oppure no. Bene, disattivo il riferimento e vado ad inserire questa volta i muri del piano 2, sempre utilizzando il comando muro rapido. Come vedete, questo inserimento adesso nella vista 3D si sviluppa al piano 2. Bene. Ora con il comando raccorda vado a raccordare questi muri appena inseriti. Ok, e adesso dobbiamo procedere con l'inserimento di travi di colmo, perché ci troviamo al secondo piano e questo piano ha una falda come solaio diciamo di copertura. Quindi vado ad inserire la trave utilizzando il comando trave. Sfrutto gli snap offerti dal disegno in DXF, ma come vedete devo andare a modificare la sezione. In questo caso mi trovo in corrispondenza di una sezione circolare di diametro 200 mm e vado ad inserirla sfruttando gli snap. Questa sezione è stata creata dal menu sezioni, che mi permette di andare a creare sezioni di diversa tipologia come le rettangolari, circolari o i profilati, sezioni AT, sezioni L, ma anche sezioni generiche, cioè sezioni che vengono individuate da una polilinea che può anche avere delle zone vuote all'interno. Questa è una funzione avanzata che possiamo utilizzare con il modulo ECS, quello relativo ad elementi costruttivi storici e monumentali. Bene, le sezioni di cui avevo bisogno erano già state definite qui. Se ne volessi creare un'altra, vado ad agire sul comando aggiungi e per esempio per una sezione rettangolare posso definire una base e un'altezza opportune. Ora, tornando alla modellazione, inserisco le travi rimanenti. E poi vado a selezionare queste travi anche nel 3D, perché devono essere scostate rispetto all'altezza del piano di riferimento. Non mi va bene che siano a quell'altezza, ma devono avere un delta H iniziale e finale di 1,20 m. Notate cosa succede a queste travi nel momento in cui modifico questi parametri. La trave si sta sollevando, in questo caso solo da una parte, perché ho agito sul valore del delta H iniziale, ma modificando anche il delta H finale ho portato la trave all'altezza desiderata. A questo punto, per completare la modellazione della maglia di solaio, devo andare a spezzare i muri per creare l'inclinazione. Allora mi riporto in pianta e vado ad agire con il comando spezza, seleziono il muro da spezzare, definisco il punto in cui lo voglio spezzare e confermo con il tasto destro. Questo mi permette di spezzarlo in un solo punto. A questo punto posso selezionare il muro
Questa freccia in basso mi indica qual è il vertice finale del muro, in questo caso è questo sulla destra, e quindi per quel vertice lì vado a definire la proprietà delta H finale di 1,20 m. Come vedete, il muro si è sollevato per andare ad intercettare la trave di colmo. La stessa cosa la ripeto anche dalla parte destra, quindi per questa volta però agisco sulla proprietà delta H iniziale. Beh, questo muro era già stato definito spezzato, quindi vado ad agire direttamente sulla proprietà. E anche questo. Allora, vi faccio un attimo un'osservazione, visto che stiamo parlando di spezzare muri. In questo caso la divisione del muro è dipesa appunto dalla creazione del colmo, e quindi qui c'è uno scopo evidente della divisione del muro. A volte però i muri vengono divisi anche per altri motivi, cioè per seguire il flusso delle tensioni. Bisogna stare molto attenti quando si fa la modellazione a telaio equivalente a non incorrere in uno dei rischi, chiamiamoli così, che rendono il modello meno valido, che è quello per esempio di avere un muro molto lungo con un'unica asta che lo rappresenta al centro, perché l'asta è per forza baricentrica nel muro, magari che si imposta su una serie invece di muri più piccoli del piano sottostante. Questo creerà delle azioni troppo concentrate alla base appunto del muro soprastante, che poi non avranno il flusso di scarico corretto. Ora, chiaramente la prima obiezione che viene fuori da questa modellazione è quella che sembra, spezzando il muro soprastante, di perdere la rigidezza. Però bisogna anche pensare che mentre la rigidezza a taglio non è sostanzialmente modificata da questo tipo di suddivisione, la rigidezza flessionale potrà poi essere gestita attraverso l'assemblaggio dei muri che sono adiacenti e che sono stati spezzati però allo scopo di creare un corretto flusso di tensione. Quindi sono da evitare sicuramente, per esempio, dei muri molto lunghi sottotetto, che sono un problema e si ritrova spesso nei modelli che vengono inviati anche in assistenza, perché chiaramente quando si fa la modellazione architettonica non si pensa molto a questi aspetti e si tende a completare il modello architettonico inserendo questa parte piena che sta sotto la copertura. Però si creerà in quel caso un'asta piccolina, molto rigida tra l'altro, perché spesso sono bassi, sono elementi magari a un'altezza di 50 cm o poco più, che falsa poi il funzionamento del modello. Quindi attenzione a fare in modo che i muri siano davvero rappresentabili con delle aste. Con qualche accorgimento questo è possibile. Quindi si può anche superare quella che è appunto una critica che viene rivolta al telaio equivalente, cioè quella che le aste non sempre riescono a rappresentare bene la struttura, purché appunto si effettui questa divisione dove è necessario. Ora, questo era un caso appunto diverso, perché qui invece la divisione è nata spontanea per effetto del colmo. Per esempio in questo paramento, noi volessimo creare una distribuzione delle tensioni più verosimile, potremmo andare ad agire sulla parete sovrastante. Per esempio, un'idea può essere quella di prendere la metà dell'apertura sottostante e di tracciare lì la linea di divisione del muro sopra, in modo tale proprio che vengono degli assi che corrispondono alle parti di scarico. Questo ognuno poi lo farà secondo la propria sensibilità e le proprie attenzioni sul modello che sta progettando. Però bisogna tenerlo presente questo aspetto. Prego. Quando c'è il tetto, no? Sono l'ingegner Mancini, il figlio, siamo stati clienti, siamo adesso. Quando c'è il tetto, che c'è un setto che da una parte è più alto e da una parte è più basso, l'altezza del setto per la verifica presso flessione ortogonale è una media delle due? Sì, l'altezza del setto viene mediata? La verifica presso la flessione ortogonale deve fare riferimento comunque a dove è l'asta del muro, e poi quelle che contano sono le zone rigide che si creano. Quindi la gestione dell'altezza della parte deformabile la farà poi attraverso la specifica delle zone rigide, che in certi casi si formano automaticamente, però in altre volte bisogna anche gestire direttamente noi per fare in modo che la sezione di verifica si sposti dove vogliamo. In pratica
Bisogna pensare che il muro ha un suo sviluppo, che è quello legato all'altezza di tutta l'asta e va dalla base della parete alla sommità, però la zona soggetta a verifica poi è quella della zona deformabile, cioè quella che rimane compresa tra le zone rigide iniziale e finale, che possono essere distinte nel piano e nel fuoripiano, perché chiaramente il comportamento di irrigidimento della struttura può essere diverso nel piano e fuoripiano, in genere è proprio così. Certo, quindi gestendo le zone rigide si riesce poi a descrivere quella. In automatico prende l'altezza media tra i due, come sì, lunghezza sì. Diciamo, totale. Perché è lì che trova il baricentro del muro e della base del muro, è lì che costruisce l'asta verticale. Però poi si può agire su questi offset rigidi per diminuire la zona. Un'altra domanda, quando c'è un setto che incrocia un altro, bisogna per forza spezzarlo in due, come in quel caso lì? Un setto che è incrociato qua, c'è il setto del numero ortogonale che va su quello perimetrale va per forza interrotto. Ti chiedo scusa, puoi rifarla la domanda? Sì. Allora, dice se l'intersezione ortogonale del muro ha la necessità di spezzare l'altro, ma questo non è detto, perché in effetti il collegamento tra le pareti avviene comunque. Più che altro il principale criterio è quello della trasmissione dei carichi in verticale. Poi, se vuole, lo può anche spezzare al punto in cui incontra. Se c'è, per esempio, un cambiamento, come in questo caso, di allineamento nella parete, che è obliqua ma non ha lo stesso angolo tutta, cioè c'è un lieve angolo di variazione, in corrispondenza di quell'angolo è stato naturale inserire una divisione. Sì, mettere due setti vicini da 3 metri, quello è mettere un set di 6 metri. Sì. Con il cubo della lunghezza. Beh, dunque, la rigidezza è bene comunque non perderla, per cui se lo divide poi utilizzerà la tecnica dell'assemblaggio per non perderla la rigidezza quando le pareti piene sono continuative. Quindi questo magari poi si vede nei dati delle proprietà. Obbligatorio sostanzialmente. Dunque, d'obbligatorio in teoria non c'è nulla nelle modelle che noi facciamo, si tratta di accorgimenti che cercano di descrivere meglio la struttura, quindi certamente viene descritta meglio quando si legge le varie discontinuità e gli si dà una rappresentazione, però l'intersezione di un muro ortogonale non è che va letta come una discontinuità rispetto a una parete, è chiaro? Non, il calcolo non parte se non viene interrotto. Vabbè, insomma, ognuno poi procede come... strutturale, va comunque a creare un link tra il muro ortogonale e il muro perimetrale nel momento in cui questi si incontrano almeno in un punto nella pianta. Quindi quando c'è un'intersezione in pianta, il programma riconosce che è necessario collegare questi muri e viene creato un link rigido. A quel punto poi l'utente, siccome per tutte le altre aste del modello strutturale, può agire sui vincoli di questo link, andando ad esempio a svincolare la traslazione verticale del link, se non vogliamo che ci sia una trasmissione di carico verticale, o andando ad inserire delle cerniere. Il software permette una completa libertà sui link e permette anche di eliminarlo dal modello oppure escluderlo dalle analisi. Quindi abbiamo davvero la completa libertà, diciamo, in questa fase di modellazione conviene che il link venga generato in modo che poi lo possiamo gestire nella fase successiva. I link rigidi sono necessari perché chiaramente avendo delle aste che sono baricentriche per i diversi muri, questi poi a livello di piano devono essere ricollegati, se non ci fossero link avremmo un insieme di aste tutte scollegate tra loro. Quando si applicavano i metodi tipo POR succedeva questo, però le ipotesi a priori sul comportamento dell'impalcato, il modello Sharp Type, il modello che appunto considerava ogni piano indipendente dall'altro, faceva sì che non fosse necessario inserire queste aste. Oggi invece ragioniamo in termini di modello globale dove tutte le aste sono ricollegate tra loro e quindi i link assolvono a questa funzione. Quindi comunque si definiscano i muri, il programma creerà dei link che nel 99% dei casi saranno già automaticamente idonei a ricollegare le varie parti. Ovviamente poi c'è la possibilità di gestirli, ma è chiaro che anche i collegamenti poi dipendono da come si sono modellati i muri. Quindi facendo qualche prova anche a volte si riesce a trovare poi un modello migliore. Potrebbe anche essere sconnesso nel caso, però bisogna stare attenti perché dove si sconnette poi magari non c'è chiusura della maglia e quindi per esempio non ci può definire un solaio. Quindi
occorre tutta una serie di attenzioni legate alla struttura particolare. Ecco, magari arriviamo fino in fondo alla modellazione della prima parte e poi le domande le concentriamo, tanto dividendo le varie fasi di presentazione del progetto. Alla termine della modellazione tenete un po' presenti i dubbi o le domande che vi vengono e le facciamo tutte insieme quando si termina questa prima fase. Grazie. Ora ci siamo portati avanti quindi nella definizione delle maglie che identificano i solai, andando a posizionare la trave di colmo e andando a elevare i muri in modo che la intercettino. A questo punto posso quindi definire i solai che definiscono le falde. Inserisco il solaio come abbiamo fatto precedentemente, quindi cliccando semplicemente all'interno della maglia, e come vedete è stato definito un solaio piano. Selezionando il solaio posso cambiarne la tipologia. Ho a disposizione quattro tipologie di solaio. Oltre al solaio piano abbiamo la falda, la volta a botte e la volta a padiglione. Sono modi diversi di distribuire i carichi verticali e superficiali assegnati al solaio. In questo caso, dovendo definire una falda, abbiamo anche la necessità di posizionare la linea di riferimento, che in genere è la linea di gronda del solaio. Quindi vado ad agire sugli snap, sui grip della linea di riferimento, e a posizionarla nella posizione della gronda. La linea, il tratto che vediamo indica la salita del solaio, quindi nel momento in cui andrò ad agire sulla pendenza per avvicinarmi alla pendenza reale della falda, ecco, in questo caso possiamo procedere anche per tentativi lasciandoci guidare dai muri perimetrali. Per esempio abbiamo una pendenza qui intorno al 26%, ecco. In questo modo siamo riusciti a definire il piano inclinato della falda, e come avviene per tutti gli altri solai potrò andare a definire i carichi superficiali. In questo caso, essendo una falda, invece del carico variabile vado a definire un carico neve. In questo modello abbiamo ritenuto che debba essere di 2,4 kN. Oltre a queste proprietà, il solaio ha la proprietà direzione principale, che indica qual è la direzione di scarico, e può essere anche ci può essere anche una distribuzione nella direzione ortogonale se noi andiamo ad agire sulla proprietà distribuzione trasversale. Se ad esempio ci trovassimo in corrispondenza di un solaio a doppia orditura e riteniamo che anche le pareti parallele alla direzione principale debbano prendere del carico, allora posso agire sulla distribuzione trasversale, ad esempio definendo un 30% di carico che vada in quella direzione. Il simbolo del solaio ce lo notifica. Inoltre possiamo, per il solaio a falda, definire se è una falda spingente oppure no, andando ad agire sulla relativa proprietà. Bene, ora non procedo con tutte le altre falde, ma su questo modello, come vi dicevo, è anche interessante notare la possibilità di definire delle fondazioni su piani sfalsati. Infatti, come se andiamo a vedere il modello 3D che si è generato via via, notiamo che questa zona dell'edificio si trova ad una, diciamo, ha una fondazione ad una quota più alta. Questo edificio si trova su un pendio e quindi abbiamo la necessità di definire delle travi di fondazioni ad un piano più alto. Come si procede? Andiamo nel piano 1, che è il piano sottostante questo corpo di fabbrica, e notiamo che avendo attivato il riferimento del piano 2, nella pianta possiamo avere appunto la traccia dei muri del piano sovrastante. A questo punto, con il comando trave e scegliendo la sezione adeguata, che in questo caso è questa qui, 800x300, vado a definire le travi di fondazione sfruttando gli snap offerti dal modello dei muri sovrastanti. Bene, a questo punto nel modello strutturale le travi di fondazione saranno intercettate dai maschi e saranno spezzate
nel punto alla base del maschio. La cosa da tenere in conto in questo caso è che siamo andati a modellare delle travi di fondazione in adiacenza a degli elementi in elevazione. Questo comporta delle particolarità nel modello strutturale che poi andremo a vedere una volta che l'avremo generato. Bene, a questo punto direi che possiamo velocizzare la fase di modellazione perché abbiamo visto un po' di tutto e possiamo passare alla fase di modellazione strutturale. Quindi apro un file già più avanti nella modellazione. In questo caso abbiamo anche modellato l'ultimo corpo di fabbrica al piano 3. Notiamo che, ecco, la cosa da tenere in considerazione in questo caso è che questa parte del fabbricato non va a appoggiare su dei muri al piano 2, cioè i muri si trovano in una posizione disassata rispetto ai muri sottostanti. Sono in falso. Sono in falso, in sostanza, appoggiano in realtà sul solaio. E questo deve essere gestito andando a definire una trave che vada a raccogliere, a fornire un supporto al muro del piano 2, del piano 3. Infatti, se ci portiamo al piano 2, notate come sfruttando il riferimento offerto dal piano 3 sono andato a definire ho definito queste travi che appunto forniscono il supporto necessario per i muri sovrastanti. Ok, detto questo, ci portiamo nella vista tridimensionale, diamo un ultimo sguardo al modello per verificare che vada tutto bene. Abbiamo anche strumenti di controllo come quali le sezioni per definire queste per completare questi controlli, e poi possiamo procedere con la generazione automatica del modello strutturale, che avviene tramite il relativo comando e va ad abilitare la scheda struttura dove entriamo in una nuova fase della modellazione, che è appunto la modellazione strutturale, e non abbiamo in questa fase gli elementi architettonici, ma abbiamo gli elementi strutturali che sono nodi e aste. Abbiamo diversi sistemi di visualizzazione di questi elementi, e soprattutto abbiamo uno strumento molto importante che è il checkup dati, cioè un comando che ci permette di individuare eventuali problematiche che possono esserci nel modello. Allora, in questo modello strutturale l'operazione che è stata fatta è quella di andare a modificare il vincolo delle strisce, cioè degli elementi orizzontali di muratura, in quanto sono elementi non resistenti a trazione, non hanno un elemento di rinforzo. Quindi è stata presa la via di svincolarli dal momento complanare ed escluderli dalle verifiche. In questo modo forniscono solo un accoppiamento del muri per la traslazione, ma non contribuiscono alla resistenza flessionale della parete. Come abbiamo fatto questa operazione? Con il comando trova, che ci permette di effettuare dei filtri sulla base delle proprietà che sono rappresentate dalle diverse colonne. Ecco, scusa, il comando trova ricostituisce un po' la tabella a cui si poteva essere abituati anche con versioni precedenti del software. Non è esattamente la stessa cosa, però permette di individuare alcuni elementi identificandoli sia col numero appunto che li caratterizza, ma soprattutto qui lo scopo è quello di raggrupparli per analogie su alcuni parametri. Per esempio, per le fasce murarie appunto c'è modo di selezionare soltanto le fasce murarie e di vedere solo quelle in tabella. Esatto. Vediamo infatti come si può fare. Agendo sulla colonna tipologia posso deselezionare le varie tipologie e selezionare soltanto strisce sotto finestra, che sono le fasce murarie orizzontali. Applico questo filtro e adesso la tabella si riferisce solo a questo tipo di elementi. Io le posso selezionare in blocco, come vedete
sono state selezionate nel modello, e poi posso agire sulle proprietà di vincolo andando a definire ad esempio una rotazione Y libera a entrambi gli estremi. Questo permette appunto di definire un'asta non collaborante con il resto della struttura. È un'ipotesi, chiaramente. Questa è l'ipotesi di fasce che forniscono accoppiamento tra mascomurari solo ai fili traslazionali. Però ci sono molti altri casi invece dove le fasce vengono sottoposte alle verifiche a taglio a presso flessione, soprattutto quando hanno elementi resistenti a trazione, e allora in quei casi rimarranno comunque incastrate e saranno sottoposte alle verifiche durante l'analisi. A questo punto la visualizzazione degli svincolamenti mi permette di controllare questo svincolamento appena effettuato, e quindi ho un continuo riscontro con la grafica. Ritorniamo però nella scheda segnalazioni. Se lo può puntare, magari le facciamo poi tutte al termine della fase di modellazione. Ok? Beh. Ritornando nella schermata delle segnalazioni, notiamo che il software segnala delle strisce interrotte da elementi orizzontali. Se proviamo a selezionarle, notiamo che sono appunto delle fasce in muratura che sono state spezzate dall'intersezione con la trave posta alla base del piano 3. Questa situazione potrebbe rappresentare un problema dal punto di vista di una labilità, in quanto si viene a creare una sorta di catena cinematica. Quindi possiamo andare ad agire sul vincolo di queste strisce andando ad eliminare ad esempio la cerniera nella mezzeria, oppure andando a ripristinare la situazione di incastro per questa fascia. Cioè, la necessità di controllare i vincoli interni e le intersezioni tra le strutture è chiaro che appare dovuta al fatto che bisogna mantenere un'integrità di modello, quindi laddove ci sono per esempio queste intersezioni fra aste di tipo diverso, un minimo di gestione del vincolamento interno ci vuole, quindi occorre vedere di eliminare delle possibili cause di labilità che non avrebbero significato fisico a tutti gli effetti. Ora, le labilità nascono perché la gestione degli svincolamenti è una delle caratteristiche del software che permette tanti tipi di modellazione e di ipotesi, che generalmente è ridotta a pochi passi quando sono necessari, però insomma è bene conoscerli perché anche questo aiuta a tenere sotto controllo il modello. Beh. Quindi una volta che abbiamo messo a punto tutti questi aspetti che riguardano vincoli e carichi, possiamo procedere con l'analisi. Ma prima di passare a questo è bene dare un'occhiata ovviamente a quelli che sono i parametri che saranno interessati poi nella fase di analisi. Ecco, allora prima di passare ai parametri e quindi sì, alla fase che comincerà a far vedere poi come si eseguono l'analisi e la consultazione dei risultati, cerchiamo di rispondere a qualche dubbio, a qualche domanda specifica di modellazione, se qualcuno appunto vuole farci qualche domanda. Prego, ora per le domande è bene forse che il microfono. Si avvicini sì, per poi dopo date voi tutte le risposte. Io spero soltanto una domanda forse. Allora, quando svincoliamo una striscia dall'incastro, quindi rimane soltanto trazione e compressione sull'architrave, lavora soltanto come biella l'architrave, giusto? Capito bene? Questo nel caso in cui si vada a creare uno svincolamento completo a rotazione. A rotazione, esatto. In questo caso come vede. Dunque bisogna fare prima, siccome sì, abbiamo la diretta, bisogna rispettare un po' sì, queste. Allora facciamo prima le domande e poi si danno le risposte. Ok, allora il problema è lo svincolamento della striscia e vincola appunto il casse di miella. Per la trazione, se lavora a trazione rimane il vincolo a trazione. Buongiorno. Nei muri ortogonali che ha visto prima ha mandato in aderenza alle pareti, non sarebbe il caso di estenderlo con il comando estend in modo che va sull'asse del muro di intersezione ed eliminiamo il rigger sostanzialmente? Due domande. Una è come si tiene conto quando si definisce il solaio come spingente, come il software tiene conto della spinta.
E poi la seconda, il discorso delle travi in falso, no? Mi è capitato di fare una modellazione con una trave in falso, però se non la definivo io come rigida, mi mandava in crisi tutte le pareti intorno. Buongiorno, nel caso di piani sfalsati, no? Anche fosse un piano proprio a metà dell'interasse dell'altro, conviene lavorare con più piani, cioè definendo più semipiani o sempre con i delta H? Cioè, e come influisce questa cosa sul modello eventualmente? Nel caso non come questo tipo dove c'è proprio un piano completamente... Esatto, se ce l'ho proprio tutti traslati... Sì, anche da noi, certo. Grazie. Beh, partiamo lo svincolo sotto le fasce. Dunque, la domanda dell'utente era riguardava il vincolamento delle fasce, che come nel caso diciamo che ho presentato sono andato a svincolare la rotazione Y ai due estremi. Questo permette alla fascia di non avere un momento complanare, ma non limita le altre sollecitazioni. Quindi tutte le altre sollecitazioni sono presenti, perché in effetti quando noi parliamo di fasce che accoppiano i maschi a fini traslazionali, vuol dire che devono poter agire sia a trazione che a compressione, altrimenti non li accoppierebbero. Si potrebbe comunque inserire anche uno svincolamento assiale e a quel punto la fascia sarebbe quasi inesistente dal punto di vista dell'accoppiamento, però non è questa una strada tanto giusta, perché si vanno a inserire quasi di sicuro delle labilità che potrebbero anche essere difficili poi da individuare, e poi non bisogna perdere di vista lo scopo per cui lo stiamo facendo, cioè si rischia di perdere poi il succo della resistenza strutturale, che è quella dei maschi murari, perché magari può sorgere, e nel caso non so, di un'analisi non lineare attraverso lo svincolamento del maschio adiacente a questa fascia, una catena cinematica che interrompe l'analisi pushover e poi si crede si sia interrotta per un motivo di mancata resistenza. Quindi occorre sempre un pochino d'attenzione. Le fasce restano chiaramente un punto critico in tutta la modellazione del telaio equivalente, ma questo non per PCM ma in generale per la teoria degli edifici in muratura. Tra l'altro sono previste alcuni ampliamenti sulla trattazione della verifica delle fasce, che saranno oggetto probabilmente della circolare appena uscirà e sarà noto il testo. In generale diciamo che quando poi i piani sono rigidi lo sforzo normale è praticamente nullo nelle fasce, e quindi perché lì c'è proprio una relazione di spostamento fra i nodi che costituiscono gli estremi della fascia e il piano stesso, che fa sì che non si formi questa sollecitazione di sforzo normale. Però quando i piani invece sono deformabili è probabile che compaia uno sforzo normale, che qualche volta potrebbe anche essere di trazione. Certo, va giudicato ciò che accade, però certi problemi poi si scopre possono essere anche ridimensionati, cioè non è che hanno una portata così significativa su quello che può accadere. Se ce l'hanno si può agire comunque liberamente su tutti i vincoli degli elementi, stando attenti appunto a non inserire magari dei problemi che poi bloccano lo sviluppo delle capacità dell'edificio stesso. Questa era per la prima domanda. Per la seconda, sui muri ortogonali di aderenza. Questo lo vediamo bene in pianta. L'utente probabilmente si riferisce a questa situazione, cioè all'interferenza tra un muro perimetrale e il muro ortogonale. Cioè l'utente dice non conviene spingersi con l'asse del muro fino a toccare la linea mediana del muro ortogonale, in modo che non venga a crearsi un link rigido, ma si vada a intercettare il muro direttamente nel nodo, quindi senza andare a creare un'ulteriore asta. Ecco, questo dipende dai casi in cui ci troviamo. Per esempio, la connessione del muro ortogonale potrebbe non essere seguita a regola d'arte, cioè potrebbe non esserci una reale intersezione degli elementi murari tra il muro perimetrale e il muro ortogonale. In questo caso i due maschi si potrebbero comportare in modo completamente slegato. Quindi il fatto di... Cioè il fatto che uno possa ruotare poi rispetto all'altro se la connessione non è ben realizzata. Ora va da sé che la connessione tra muri ortogonali è quasi parte della fase pre-modello, cioè di quella dovrebbe poi mettere a punto anche cinematismi prima di poter parlare di un sistema globale. Però è pur vero che anche se si sono scongiurati i cinematismi,
quindi possono restare delle criticità all'interno della struttura, anche perché non sempre si può operare con certezza e conoscenza di tutti i vincoli all'interno di un edificio. Quindi se c'è il sospetto che un muro sia accostato ma non sia realmente collegato all'altro, si può evitare di portarlo fino alla linea media, in modo tale che attraverso i link si creerà una piccola asta corrispondente a metà spessore del muro su cui va a battere, diciamo, quello ortogonale, e questo link, per esempio, se noi lo svincolassimo a rotazione, permetterebbe proprio questo disaccoppiamento delle due pareti. Si tratta chiaramente di modellazioni un pochino sofisticate che potrebbero mettere in crisi chi è un po' alle prime armi, però poi, conoscendo il software e maneggiando questi aspetti, effettivamente si scopre una grande capacità di poter rappresentare le situazioni più svariate. Quindi portiamolo fino all'asse se è ben collegato. Se non è ben collegato, conviene tenerlo fino al bordo. Chiaramente poi il programma creerà questo link in più, sempre tutti incastrati, quindi in un primo momento in realtà sarà equivalente all'averlo portato fino all'asse, però c'è la possibilità di agire su questa piccola stina in più. E l'altra, quindi, differenza in uno o nell'altro metodo riguarda l'inerzia flessionale di questo muro, cioè il fatto di averlo spinto fino alla linea mediana aumenta il... L'allunga un pochino e quindi cambia in parte anche il baricentro dell'asta che definisce il muro, anche se si tratta, insomma, di effetti generalmente secondari, almeno non sia un muro corto, come può capitare in tanti casi di aperture magari vicino all'intersezione ortogonale, e a quel punto, per non ridursi magari a un elementino che non avrebbe quasi significato, si cerca di portarlo fino alla metà del muro. Generalmente in quei casi il collegamento c'è, perché magari era proprio una buona muratura dove è stata praticata un'apertura successivamente, però può anche darsi che questa apertura sia il limite in realtà di un muro, è stato semplicemente accostato. Cioè, le situazioni sono veramente le più varie possibili, perché abbiamo spesso edifici vecchi dove i criteri costruttivi sono stati tenuti parzialmente presenti, nel senso che sono state via via realizzate degli interventi che corrispondevano all'esigenza magari di fare un passaggio e non a pensare che in quel punto si andavano a scollegare muri. Quindi occorre sempre una certa attenzione quando si modellano situazioni di questo tipo. Allora, per la terza domanda c'era la questione di come il solaio spingente tiene conto della spinta. Allora, la spinta è calcolata con un modello e poi descritta anche nella manualistica, e quindi si può approfondire in quei contesti. La spinta chiaramente poi permette di avere questa azione orizzontale sui muri sottostanti, anzi sui nodi, come appunto ora vi fa vedere l'ingegnere. Ad esempio, in questo caso dove abbiamo una maglia di solaio definita come falda, se noi andiamo a disattivare le superfici possiamo notare quali sono i carichi che poi sono stati trasferiti dal solaio alle murature perimetrali. Ecco, in questo caso l'orditura del solaio è parallela al muro, diciamo, in corrispondenza della gronda, però potrei selezionare il solaio e modificare la direzione principale impostandola pari a 90 gradi. In questo modo il carico, come vedete, è migrato dal lato, diciamo, ortogonale a quello parallelo alla gronda, però rimane un carico verticale, cioè non abbiamo una componente orizzontale di spinta. Per questo, perché il solaio non è stato definito come spingente. Nel momento in cui io attivo la proprietà spingente su true, cioè su sì, notiamola che appaiono delle spinte orizzontali, cioè dei carichi. Un carico distribuito in direzione orizzontale. Questi carichi poi sono, come diceva l'ingegner Puggi, sono calcolati per mezzo di algoritmi che tengono conto della pendenza. Ora, della tenete conto che tutti gli automatismi che facilitano ovviamente il progresso della modellazione possono però essere anche in parte ricondizionati dal fatto che possiamo anche noi inserire dei carichi o delle spinte, cioè nel modello possiamo agire anche sui carichi, non soltanto ovviamente su quella che è la geometria. Chiaramente, se si accetta il tipo di schematizzazione all'origine, va bene anche procedere oltre, e quindi dopo aver definito spingente siamo sicuri che c'è una spinta adeguata, tra virgolette, però
sono tutti casi in cui è bene anche fare delle verifiche, per esempio manuali, accertarsi che effettivamente possa essere quella la spinta della copertura. Quindi gli automatismi è sempre bene averli perché permettono di procedere speditamente, però non sollevano certamente dal verificare che tutto sta procedendo come deve essere, anche perché tutto procede come deve essere se il modello è ben fatto, perché qualche volta il trovare delle anomalie è anche un risultato di un'operazione di controllo proprio di questi valori. La spinta, scusi, viene attivata solamente nel caso di solaio in pendenza e orditura del solaio parallelo alla... Certamente, certo. Nell'altro caso no, perché c'ha tutta un'orditura parallela alla linea di cambiato niente. Se gli avessi dato una percentuale di carico anche nell'altra direzione, in quel caso sarebbe migrato del carico verticale, non del carico orizzontale. Sì. Viene applicata solo nel maschio ottagonale più in basso o c'è un effetto anche in l'effetto, quindi un link del solaio viene considerato in tutte e due? In tutte e due c'è una spinta, sì. E poi le spinte tra l'altro rivestono un ruolo fondamentale poi nelle verifiche dei cinematismi, a parte il modello globale dove comunque possono dare il loro contributo, ma nei cinematismi saranno particolarmente importanti perché chiaramente instabilizzano fortemente le pareti nel ribaltamento. L'altra domanda era sui piani sfalsati, sui quando piani non sfalsati. Si corrispondono perfettamente. Sì, come abbiamo visto prima. Le travi in falso, perdono, sì, la trave in falso è schematizzata come rigida Di sotto. Sì, era quello il discorso. Bene, come abbiamo visto prima, l'abbiamo definita questa trave e quindi siamo andati a fornire un supporto ai muri superiori. Effettivamente questa trave, non l'ho detto prima, non l'ho specificato, deve essere, conviene che sia definita rigida, perché altrimenti il muro si troverebbe ad avere un supporto, ma un supporto cedevole, perché non possiamo comparare la rigidezza. Ora anche lì bisognerebbe sempre pensare a qual è la situazione reale, perché la situazione reale potrebbe, generalmente quale sarà? Ci sarà un'orditura per esempio di putrelle o di travetti o di travi più o meno importanti al di sotto nel solaio e il muro sovrastante, anche se in falso, appoggia su questa orditura con una certa una certa garanzia di resistenza. Ecco, in quel caso allora può andar bene modellare un elemento rigido per evitare questa deformazione eccessiva e rimandare il carico appunto ai punti d'appoggio della trave. Però può anche esserci il caso in cui invece questo muro è stato costruito su un travetto di poca capacità. A quel punto che fare? Beh, bisogna vedere anche se a questo muro si può dare una funzione strutturale vera e propria, perché magari lo metto nel modello, ma poi potrebbe anche essere gestito per esempio come una biella, cioè come un elemento non in grado di sostenere un'azione orizzontale, togliendolo dal gruppo di pareti che effettivamente formano poi la capacità dell'edificio. Quindi al solito un po' d'attenzione ci vuole rispetto a quella che è la situazione reale proprio della struttura. Però non è condizione necessaria per far girare il modello? No, assolutamente. Certo. Dunque, allora ci diceva il collega, che non so se appunto si è sentito nella registrazione, se l'inserimento di questi elementi rigidi e per scongiurare appunto il fenomeno della trazione delle pareti sovrastanti influisca sulle analisi. Le analisi sono influite da tutte le ipotesi che noi facciamo, cioè sono condizionate chiaramente da quelle che sono le nostre impostazioni. Però è anche vero che la trazione negli elementi murari, e questo è un discorso di vecchia data, cioè il problema appunto di eliminare queste trazioni, va ricondotto nel capire come funziona l'edificio. Devo allargare un attimo l'osservazione e parlare un momento delle fasi costruttive. Allora, quando abbiamo inserito le fasi costruttive che rispettano la modalità con cui il peso proprio delle pareti si assesta durante la costruzione dell'edificio, si è cercato di togliere tutti quei tagli e quei momenti, cioè anche quelle
sollecitazioni indotte possono causare trazione nelle pareti dovute allo schema a telaio caricato dal peso proprio, perché in realtà se noi pensiamo proprio a come viene realizzato l'edificio muratura fin dalla sua origine, questo schema a telaio compare soltanto alla fine, cioè quando effettivamente l'edificio, una volta costruito, sarà soggetto ai carichi di esercizio, siano questi carichi di avvento, carichi di calpestio dei solai oppure gli eventi sismici, ma durante la costruzione si presenta molto più rigido, proprio perché le parti si assestano progressivamente. Quindi con le fasi costruttive si può tener conto di questo aspetto e la struttura si stabilizza notevolmente, soprattutto per quanto riguarda le verifiche in analisi statica, perché i tagli e i momenti che derivano dai soli pesi propri sono in realtà sollecitazioni fittizie dovute al modello, quindi finiscono per condizionare i risultati dell'analisi statica non sismica in modo non appropriato. Direi che le fasi costruttive hanno piuttosto brillantemente risolto questo problema, anche se chiaramente vanno comunque applicate con la cognizione delle sollecitazioni che ne derivano. Per quanto riguarda il comportamento ai piani superiori, chiaramente potrebbe non essere sufficiente questo aspetto per eliminare le trazioni nel caso dei muri in falso. Beh, lì bisogna pensare che questo muro in falso può formare in effetti un arco di scarico sulla struttura sottostante e può far sì che la sua sollecitazione lo renda in effetti tendente a una decoesione, cioè il fatto che questo muro comunque non ha una continuità sottostante potrebbe creare un allentamento della congruenza fra gli elementi lapidei e la malta o fra i blocchi appunto e i letti di malta stessi. Quindi queste trazioni in fondo cercano di rappresentare il fatto che la struttura potrebbe sconnettersi in questa zona. Potrebbe non essere giusto il caso di fatto di eliminarle, quindi se le vogliamo tenere in considerazione, possono essere un indizio del fatto che questa parete ha poca valenza strutturale e potremmo quindi sconnetterla appunto a sforzo normale in modo tale da eliminarla, ma questo ci dice anche che magari è una parete che dal punto di vista di controvento avrà un'influenza secondaria. Quindi lavorando sulla sconnessione assiale si può eliminare la trazione. Poi si ragiona sul ruolo che questa parete può avere all'interno dell'organismo resistente ed eventualmente la si modifica dal punto di vista anche della resistenza, per esempio non sottoponendola alle verifiche e quindi lasciandola come un elemento che fa massa, può avere una sua rigidezza ma non ha poi un contributo a quello che è il risultato. Comunque le modellazioni possono essere le più svariate possibili, non c'è una ricetta sicura per queste situazioni, bisogna vederla nel contesto del modello, andando chiaramente a capire attraverso soprattutto diagrammi delle sollecitazioni nell'analisi statica che cosa accade in quella parete. Ecco, quindi la prima fase forse con cui si può passare a parlare del modello, però prima bisogna fare un occhio ai piani sfalsati, anche se dobbiamo un po' procedere perché si rischia poi se no di non avere abbastanza di non avere tempo per l'analisi pushover, che in genere è quella che crea più domande, più dubbi e problematiche di vario tipo. Comunque volentieri ovviamente rispondiamo ai vostri quesiti. Sì, un inciso su questi piani, su questo discorso dei piani sfalsati, nel momento in cui c'è una piccola differenza di altezze tra un ambiente e l'altro, la situazione più conveniente è quella di agire su questi valori di delta H, che mi permette di definire diverse elevazioni. Per quanto riguarda quale sia la strategia migliore per individuare un piano, ovviamente questo è rappresentato dall'impalcato, cioè nel momento in cui individuiamo un livello diciamo che presenta la maggior parte dei solai, beh, quello sarà sicuramente sì, un per esempio può esserci una differenza tra il caso in cui questo sfalsamento sia di 30, 40, 50 centimetri tipo 2-3 scalini o invece su un mezzo piano vero e proprio. Magari a volte questo accade quando ci sono delle unità strutturali adiacenti che hanno anche una funzione strutturale parzialmente distinta, quindi anche qui bisogna vedere se potrebbe essere il caso di suddividerli i modelli, cioè non è detto che
per esempio in un aggregato dove c'è uno sfalsamento di questo tipo, necessariamente il modello debba essere realizzato tutto insieme, dipende anche dalle dimensioni che ci sono. Sicuramente un problema può essere il cinematismo con la flessione verticale, perché c'è una questione di martellamento del solaio dalla parte piena rispetto alla zona invece dove la parete è vuota. Quindi più che una questione riguardante l'analisi globale, che comunque può essere tenuta sotto controllo attraverso i collegamenti che si creano tra i piani sfalsati, il problema va affrontato nell'analisi cinematica, cioè dove effettivamente questo posizionamento diverso delle quote di solai può creare delle spinte particolari. Uh-huh. Eventualmente poi insomma si può guardarlo anche in analisi cinematica. Andiamo avanti allora con una volta vediamo a punto i diagrammi di sollecitazione, per esempio. Sì. Possiamo procedere con le analisi, quindi ci portiamo nella finestra dei parametri di calcolo e andiamo a scegliere le analisi da eseguire. Quindi l'analisi modale è un'analisi che viene sempre eseguita su questo modello, su qualsiasi modello. E poi andiamo a selezionare quasi sempre l'analisi statica non sismica, perché è quell'analisi che ci permette di vedere se la struttura si comporta bene almeno sotto i carichi statici inizialmente, quindi è fondamentale svolgere questa analisi. Allora, anche qui bisogna fare una piccolissima osservazione, vi interrompo collega di nuovo. L'analisi modale è sempre il primo passo da fare, quindi va eseguita senza eseguire le analisi di verifica, perché è quella che fa capire se il modello è stato definito correttamente. Lo si vede subito dalle forme dei modi di vibrare, se ci sono delle zone che restano magari bloccate rigidamente perché abbiamo sbagliato in qualche vincolo, se invece c'è appunto una sconnessione fra le parti. Spesso ci sono modelli molto lunghi, l'altro giorno ci è arrivata un'assistenza, un modello addirittura di 100 metri di lunghezza, bisognerebbe stare attenti a fare modellazioni di questo genere perché sono poco realistiche, appesantiscono di molto la gestione del modello, ma questo non è un problema soltanto di gestione informatica di un modello, diventa un problema di gestione di comprensione, anche perché poi la muratura non ha un comportamento d'insieme tale che garantisce un elemento a distanza di 100 metri interagisca con l'altro. Quindi bisogna pensare che queste strutture molto lunghe a sviluppo lineare si disaggregano poi tra loro, quindi cercare di interpretare come le parti poi si comportano. E spesso siamo in presenza di solai deformabili o comunque parzialmente rigidi, e quindi lo studio e l'analisi modale può servire proprio per capire come suddividerli questi elementi, questi modelli molto lunghi. A volte un modello più complesso può essere usato proprio con la sola analisi modale per capire come può essere opportuno suddividerlo, e da come lo si vede, da come i modi principali poi caratterizzano la deformazione delle singole parti. Questo è per inciso, in edifici normali come quelle stiamo analizzando ora, che sono comunque un'unità strutturale a sé stante, l'analisi modale comunque fornisce utili informazioni perché appunto ci mostra se il modello è stato ben realizzato. Quindi il primo passo è di eseguire questa prima di tutte le altre analisi, perché la tentazione quando si è finito un modello è quella di fare subito i check su tutte le analisi e andare a vedere tutti i risultati. Non è così che conviene procedere, bisogna arrivarci per gradi, soprattutto alle analisi più complesse, perché si rischia, se no, di arrivare a appesantire troppo tutto il processo progettuale, a consultare dei risultati quando ancora invece le cose non sono state messe a posto sulle parti fondamentali. Bene, quindi seguendo questo ragionamento, per esempio, andiamo ad eseguire prima di tutto l'analisi modale per vedere che il modello si comporti bene. E già che l'abbiamo eseguita, possiamo andare a visualizzare quali sono i modi fondamentali di vibrare nelle due direzioni principali. Quindi, visualizzando gli spostamenti, questa è la deformata nella direzione X e questa è la deformata nella direzione Y. Notiamo che la struttura si comporta in modo abbastanza compatto perché i modi fondamentali hanno masse partecipanti abbastanza rilevanti, nel senso siamo intorno al 70% in entrambe le direzioni. Andando ad esplorare nodi e modi di vibrare successivi, notiamo che il terzo modo è il modo torsionale, ma ha una massa partecipante relativamente bassa. Bene. A questo punto, procedendo con la fase di analisi, andiamo a vedere i risultati dell'analisi statica non sismica per
vedere se il modello si comporta bene anche dal punto di vista delle trazioni. Sotto il, allora, è bene osservare che PCM vi dà la possibilità sia per ogni analisi e per ogni condizione di carico elementare o combinazione, sia per tutte le fasi dell'analisi non lineare, di consultare i diagrammi delle sollecitazioni. Allora, questo è molto importante, perché poi quando si parlerà appunto della curva pushover, la curva non va accettata ovviamente come un atto di fede, perché bisogna avere sotto controllo quello che accade. Quindi capisco che magari andare a ricontrollare le sollecitazioni in ogni singolo elemento il più delle volte è un processo ideale, perché richiederebbe un tempo enorme, però si può sempre focalizzare l'attenzione su alcuni elementi principali e avere un controllo su come si sviluppano i momenti e i tagli, per esempio nel corso dell'analisi. Quindi vedere che un elemento che è stato disarticolato mantiene magari il taglio costante e non incrementa aiuta a capire se l'analisi è stata condotta correttamente. Deve essere per forza così, chiaramente, però è un riscontro che è bene avere proprio per capire come le sollecitazioni si distribuiscono. E noi riteniamo un fatto molto importante avere sotto controllo ad ogni passo della pushover tutto quello che accade, quindi i diagrammi di sollecitazione restano fondamentali. Quindi vedete che nel frattempo abbiamo svolto l'analisi statica non sismica e questi risultati in termini di spostamenti, diagrammi di stato, sollecitazioni e reazioni vincolari possono essere consultati sia per le combinazioni, che sono le combinazioni di carico generate automaticamente a partire dalle condizioni di carico elementari, sia appunto per quest'ultima. Quindi abbiamo la possibilità di passare da una all'altra tramite questi comandi nell'interfaccia. Magari anche vedendolo con le sole aste, poi le sollecitazioni poi sono ancora più chiare. Possiamo visualizzare, ecco, una vista solo con le sollecitazioni per avere un aspetto più chiaro. Poi ci sono i valori numerici, si possono alterare scale e così via, insomma tutta una serie di comandi grafici che permettono di indagare a fondo sullo stato di sollecitazione. Ok. Ecco quindi che un'eventuale trazione in una biella risulterebbe anche dalla visualizzazione degli sforzi normali della statica. A questo punto notiamo che il modello si comporta abbastanza bene sotto i carichi statici, abbiamo infatti visto che nella combinazione sismica lo stato delle pareti è pressoché verificato. Ecco, qual è la combinazione sismica? Tra tutte le combinazioni statiche ce n'è una che si chiama combinazione sismica, lo vedete proprio dalla barra in alto. Si vede purtroppo un po' sfocato, sì. Ma comunque combinazione sismica lo scrive in quella posizione ed è quella che contiene i carichi verticali così come richiesto dall'analisi sismica. Quindi per esempio è il passo zero della pushover, per capirsi, è la situazione dei carichi affetti dai vari coefficienti psi che alterano appunto se necessario l'entità, così come agiscono sulla struttura quando inizia poi l'analisi incrementale. Quindi essendo questo il passo zero di un'analisi non lineare, è bene averlo sotto controllo e vedere se gli sforzi normali sono corretti. Quando ci sono dei modelli non fatti molto bene, per esempio muri molto lunghi che si impostano su muri piccolini, lo si vede anche da questi diagrammi di sforzo normale che sono irregolari, perché chiaramente essendo tutti in scala mostrano il fatto che c'è una parete troppo sollecitata rispetto ad altre, quindi magari evidenziano l'opportunità in modo chiaro di doverla dividere. Quindi il controllo delle sollecitazioni è un altro passo che aiuta a garantire la bontà del modello. Certo. Una volta diciamo che ci siamo assicurati che il modello si comporta bene sotto i carichi verticali, possiamo procedere alle analisi sismiche. E nel caso della muratura l'analisi principale è sismica, è appunto l'analisi pushover, la statica non lineare, perché la muratura, sappiamo, è un materiale non resistente a trazione e ha un comportamento particolarmente non lineare. Dunque l'analisi dinamica modale è comunque il riferimento, perché che cos'è? È un'analisi lineare eseguita con forze sismiche legate appunto alle caratteristiche dinamiche della struttura, quindi ai suoi modi di vibrare, a tutti gli altri parametri dinamici, fattori di partecipazione, eccetera.
però ha il problema che richiede una buona omogeneità della struttura e una buona progettazione da un punto di vista anche geometrico per fare in modo che le azioni si distribuiscano un po' tra tutti gli elementi resistenti in maniera abbastanza uniforme e quindi le verifiche siano attendibili da questo punto di vista. Questo può essere tipico per gli edifici nuovi. Spesso per un edificio nuovo non è necessario spingersi fino all'analisi non lineare, anche perché la dinamica modale dà una risposta soddisfacente. Ma siccome parliamo più che altro di edifici esistenti e di attenzione a situazioni che sono ben distanti dai criteri di progettazione degli edifici nuovi, l'analisi dinamica ha il problema che quando un elemento va in crisi non è possibile che questo sia aiutato da un altro e quindi si abbassa tutti i coefficienti di sicurezza, perché necessariamente vanno identificati con l'elemento di minima capacità. E quindi una risposta insoddisfacente ci porterebbe a considerare praticamente con coefficienti di sicurezza quasi nulli la quasi totalità degli edifici, mentre così non è, proprio perché essendoci un comportamento non lineare esiste una ridistribuzione delle forze fra gli elementi che fa sì che gli elementi più capaci aiutino quelli meno. Non sempre chiaramente questo accade, perché dipende anche dal grado di collegamento, però in generale l'analisi non lineare è in grado di capire l'evoluzione della struttura all'aumentare appunto dell'azione incrementale, che è poi una maniera di rappresentare l'azione sismica. Fra l'altro il nuovo decreto ha introdotto la necessità di considerare simultaneamente le componenti X e Y neanche nell'analisi non lineare, cosa che mancava nel decreto 2008, dove invece l'analisi X veniva eseguita separatamente dalla Y. E questa è una complicazione effettivamente da un punto di vista concettuale, però noi l'abbiamo risolta non inventando niente, ma semplicemente facendo riferimento a ciò che si trova in letteratura e nei lavori scientifici su questa questione, e la distribuzione di forze avrà una direzione prevalente, che è per esempio la direzione X, ma nella direzione ortogonale esiste una distribuzione analoga ridotta al 30%, il che non vuol dire combinare linearmente gli effetti, che è ben diverso, perché in un'analisi non lineare non si può avere una combinazione lineare fra due analisi separate X e Y, bisogna eseguire un'analisi con queste azioni agenti nelle due direzioni contemporaneamente. E il modo migliore, come appunto si è rilevato attraverso alcuni studi che al momento sono i migliori, sono stati fatti in questo settore, è quello proprio di avere un profilo di forze, per esempio, che corrisponde alla prima forma modale nella direzione X, e un profilo di forze analogo però alla forma modale Y nella direzione Y, quindi non il 30% delle forze della X, ma il 30% delle forze modali che corrispondono al modo Y. Ora, questo forse è un po' un dettaglio anche molto specifico, però vi aiuta a far capire che comunque anche la combinazione direzionale è sotto controllo a un PCM e la potete eseguire, quindi direi ottenendo risultati attendibili. Chiaramente il fatto che il PCM vi dia la possibilità di non considerarla è comunque un'opportunità che magari in un primo passo può essere sfruttata, perché chiaramente più le combino i vari aspetti e più perdo di vista che cosa può originare un problema rispetto a un altro. Quindi è bene fare un'analisi anche senza combinazione direzionale e poi vedere invece la combinazione che tipo di peggioramento che cosa comporta. Un po' lo stesso discorso dell'eccentricità accidentale, anche quella la si deve considerare, anche se in realtà ci sono alcuni dubbi sul fatto che vada considerato obbligatoriamente sempre, perché la normativa parla di tener conto appunto della variabilità spaziale del moto e del fatto che l'edificio può avere anche un'estensione grande, per cui questa azione sismica potrebbe investirlo in modo diverso nelle sue parti. Quindi l'eccentricità accidentale aggiuntiva, cioè, serve proprio per tener conto di queste disomogeneità, ma in situazioni in cui invece, come per esempio questo relativamente piccolo edificio, si può considerare posto su una situazione omogenea al suolo, potrebbe non essere necessario. Comunque anche qui una decisione progettuale, fra l'altro nella nuova versione 2018 di PCM è possibile anche tenerne in conto nel caso dei piani deformabili, attraverso un insieme di forze che producono l'azione sorgente prevista dalla normativa, e quindi anche qui c'è la possibilità di considerare le curve con o meno il momento sorgente aggiuntivo.
partendo da situazioni il più semplici possibili, si riesce a capire se la strada è quella giusta. Quindi io consiglio sempre all'inizio di eseguire una sola curva, magari una per la direzione X e una per la direzione Y, senza la eccentricità accidentale e senza la combinazione direzionale, e col baricentro nel piano di copertura, oppure nei casi in cui le coperture siano poco significative perché sono torrini o elementi magari più deboli, nel piano subito sottostante. Quindi il primo passo è mettere a punto un'analisi di questo tipo, poi si può passare ad aumentare il numero delle curve, quindi più forme di curve appartenenti ai gruppi 1 o 2, all'inizio la prima si può fare per esempio quella unimodale, che è una di quelle più significative, poi quindi nei passi successivi si aumenterà il tipo di curve, si inserirà magari appunto anche i versi negativi, meno x e meno y, e l'eccentricità accidentale e la bidirezionale. Quindi vi raccomando assolutamente di non partire subito sparati con tutte le curve e tutte le direzioni, cioè prima di aver capito se il modello funziona bene. Cioè il risultato alla fine deve essere proprio il risultato di un processo che conviene proprio fare per passi, perché è più stabile, cioè siamo più sicuri di arrivare a un risultato giusto. Ecco, quindi partiamo ora da una prima analisi. Fra l'altro la nuova versione PCM, avendo un solutore ottimizzato, aiuta e supera questo fatto che prima le analisi richiedevano un tempo molto più elevato, e quindi permette appunto di fare più prove in tempi ragionevoli. Chiaramente poi gli edifici più sono complessi e più i tempi possono allungarsi, questo sotto un certo limite è difficile scendere, ma insomma seguire questo percorso di prova porta a ottenere un modello migliore.